Ma voi gli straccetti di carne in casa li fate così, quindi la padella antiaderente, come fate? La fate scaldare bene, un olio qualunque, poi secondo me ci mettete il sale e poi dal macellaio vi fate dare gli straccetti e li passate così, mentre l'olio brucia, il primo straccettino comincia a cuocere, la carne è troppo calda, comincia a perdere acqua e schizza dappertutto, togliamo sta padella e facciamo gli straccetti secondo me. Allora, proviamo in modo diverso, prendete due quadrati di carta da forno, poi belli belli li piegate a metà. Li piegate ancora a metà, prendete la misura della vostra bistecchiera, padella, meglio se non antiaderente, qui ho una ghisa, fate il raggio, prendete la carne dal vostro macellaio e invece di fare come prima la potete battere o la battete voi o ve la fate preparare dal macellaio, la mettete sui fogli di carta da forno, gli date una ripassata con il batticarne. Quanti ospiti avete? 4? Ne preparate 4, 4 fogli di straccetti già pronti o in frigorifero, meglio se in congelatore. Questa è a battuta, chi è l'abbattitore o in congelatore? E non mi dite che non avete spazio perché vanno una sull'altra. Quando arrivano i vostri ospiti, o da frigorifero o da congelatore direttamente. Come si fa? Non metto l'olio in padella a farlo bruciare, ma lo cospargo così. Il fior di sale o il pepe, quello che vogliamo, lo metto soltanto da un lato. Padella calda, solo da un lato. Togliete la carta, spostate dal fuoco ed è pronta, cottura soltanto da un lato, altrimenti inizia a perdere acqua. Vedete? Concentro la cottura tutta da un lato, prima che perda troppa acqua. E poi dai, come a casa, come lo fareste a casa, con rucola e scaglietta, lasciate sempre intravedere la carne perché lei è la protagonista. Così. Buona cucina a tutti. Mi raccomando, potete prepararvi prima e fare le lastre di straccetti. Ciao!